Nelle scorse puntate, Funky, Funky, Funky e il suo ascolta amato le Punk nuove Boy feste. sono pronti per andare alla festa di Come Halloween mai? a LOL City, ma un Sto infatti. contrattempo un po' Sì, mi horror sento li Funky. intrattiene per un bel po' in soffitta. Ragazzi, vi prego, tiratemi fuori. E tra ragnatele e Tiratemi fuori. rami trovano una nuova sorellina che si era praticamente persa in soffitta nella caduta della sua capsula. Arrivati alla festa si scatenano, ma il nostro Punk Boy si intrattiene anche per un bel po' con Rocker, che sembra molto triste, sola e infelice. E come non dimenticarci l'incoronazione della LOL Surprise più spaventosa. E mentre la festa procede meravigliosamente, c'è qualcuno che è rimasto in un angolino sola, triste e un pochettino infelice. Ma ad un certo punto il nostro Punk Boy si accorge della nostra Rocker sola. Rocker, Rocker, Punk Boy, cosa ci fai tutta sola? Vieni là a divertirti, ma stai piangendo? No, è solo il mascara. Non è vero, stai piangendo. Ti sei innamorata? E di chi, Rocker? Non ci dici nulla! Ciao ragazzi! Ciao, Ma cosa fate qua fuori soli? Andate dentro a divertirvi alla festa! adesso andiamo, Swirl. Io però ragazzi ve lo devo dire, ho ascoltato tutta la vostra conversazione dietro l'angolo. E Roche, adesso è arrivato il tuo momento. Ebbene sì, perché ti aiuterò a trovare Scribble, ti aiuterò a trovare il tuo lollino. Dici davvero, Swirl? Magari è una strada lunghissima, però mai dire mai. E ti assicuro che come ho trovato Punk Boy, sicuramente troveremo anche il tuo lollino. Oddio, veramente? Ma allora, guarda cosa ho comprato. Guarda. Ho comprato una LOL Surprise Underwaps della serie 4 Wave 2. Ebbene sì, quella è dov'è? C'è contenuto Scribble! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video. Come avrete ben capito dalla nostra LOL Story, ci risiamo con un'altra Loli innamorata persa di un lollino e ovviamente io farò di tutto pur di trovarlo, già lo sapete. Ecco, quindi saranno lunghi mesi in cui andremo alla ricerca di questo fantomatico Scribble, insomma, non so se si dice così, però mi sembra di aver letto così dalla checklist, ecco, sono dettagli, avete già capito comunque. E oggi quindi non ho potuto fare altro che andare al Toys.
E finalmente sono arrivate le nuove Lore Surprise Under Waves Serie 4 Wave 2. Ed è proprio in queste che si nasconde il Lollino. Anche se io a dirci la verità, mi piacerebbe un sacco trovare lei, che sarebbe praticamente una riproduzione, comunque una LOL ispirata a Melvie delle Spice Girl. Quindi ecco, top bitch please. Ok, quindi niente, cominciamo. Ah, prima di cominciare vi volevo dire che questa LOL story diventerà peggio di Beautiful, ve lo vi avviso, quindi ci saranno matrimoni, tradimenti, separazioni, bugie, regali, insomma ci sarà veramente di tutto e di più, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube immediatamente, pigiate giù il tastino iscriviti e attivate la campanella e ovviamente lasciate anche un bel like a questo video. Allora, come vedete cambia solo l'immagine qua davanti e anche l'immaginetta qua dietro che ci indica che ci sono comunque 15 sorprese eccetera eccetera eccetera. È sempre distribuita da Giochi Preziosi e costa, io l'ho pagata almeno all'incirca 29,90€. Vabbè, solita classica zip e andiamo subito a scoprire qual è il primo indizio. Una lente di ingrandimento. Secondo strato dovrebbe esserci il nostro indizio. Secondo strato c'è l'indizio che adesso andiamo subito a vedere e ve lo leggo. Allora, ho trovato un fantasmino e il castello. Siamo a tema, quindi siamo un po' a tema Halloween. E la scritta è... un attimo che non leggo. In a spooky castle. Andiamo. Terzo strato e abbiamo trovato, vabbè, il libricino delle avvertenze classico e poi i sei codici per aprire i vari accessori, la lollina eccetera. Allora cominciamo, lentina alla mano, e troviamo il primo codice che è una corona con il diamante. I simboli dei codici non cambiano dalla wave 1, quindi e in teoria il primo codice è quello che apre la lollina, perciò passiamo al secondo perché tutte le volte mi rovino la sorpresa e non mi piace. Ok, fuoco e ghiaccio. Fuoco e ghiaccio. Perfetto, abbiamo già aperto il primo indizio che apriamo subitissimo e ho trovato questo. No, ho trovato praticamente il biberon rosa e fucsia con una banda metallizzata. Perfetto. Poi codice numero 3, caramella e limone. Ok, allora caramella e limone. Ok. Terzo scompartimento aperto, guardiamo subito chi ho trovato. Ok, ho trovato due scarpettine super argentate. Di chi si tratterà mai? Ho un po' le idee confuse. Poi, quarto codice, quadrifoglio e diavoletto e cuoricino. Ok, abbiamo aperto anche un altro scompartimento. Guardiamo subito l'indizio che ci sono dei vari pezzettini. Oh mio Dio, ma è un vestito tutto vellutato! Oddio, ma che cos'è questa bella roba? Oh my God, bellissimo! E come scompartimenti dovrei aver finito. Quindi non ci resta altro che aprire la lollina all'interno. Perfetto, con la pioggia al sole abbiamo aperto la lollina, che è dentro questa guaina tipo sirena, mostra marina. Guardate, ok. Vabbè, il nostro manicotto, la checklist e altri due accessori. Perfetto, qua mettiamo la capsula, apriamo gli ultimi due accessori e sono una coroncina, bella, che bel diadema, mi piace, e poi anche un paio di occhiali a cuoricino. Ottimo, quindi qua c'è la nostra checklist e facciamo il Toto LOL immediatamente.
Quindi guardate, 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 guardate. Chi avremmo mai trovato? Occhio numero 1. Occhio azzurro, un po' come il mio. Occhio numero 2. Un altro occhio azzurro. Vabbè, tiriamole via già il vestitino perché io non sto più nella pelle. Vestitino, guaina, eccetera. E tiriamo via i capelli. Cioè, questa qua non è coincidenza, è vero? Questa non è assolutamente coincidenza. E guardate chi ho trovato. Ho trovato Sweet Princess. Ed è una Fancy. E o cambia colore o fa la o spruzza l'acqua dalle orecchie, no? Vabbè, comunque, continuiamo. Adesso, se cambia colore, vi metto un videoclip qua. O se no, passiamo subito al vestimento della nostra LOL Surprise. E rieccoci qua su Family con la nostra Sweet Princess vestita. Mi sono dimenticato di dirvi che fa parte del Glam Club ed è una Fancy. Non cambia colore, quindi non vi ho messo la videoclip. E quindi niente, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e inoltre mi raccomando attivate sempre la campanella delle notifiche per non perdervi nessun mio video. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, Instagram, Facebook e soprattutto TikTok. E io vi aspetto qui come sempre domani alle 2 con un nuovissimo video e ovviamente intaglieremo la famosa zucca di Halloween e ci sarà veramente da ridere, ma soprattutto ci sarà del disagio, ebbene sì, perché mi appiccicherò di semi di zucca dappertutto, farò su di quelle sbrodolate infinite e nemmeno io so come finirà quel video, quindi domani qui alle 2 sempre sul mio canale YouTube. Ciao Swim Family! Pazienza Swim Family, questa volta è andata così. Ma vi assicuro, costi quel che costi, che Scryball sarà mio. Sì, sì!